Questo tsuji nasce da un joseki. Il joseki è abbastanza famoso ed è un approccio alto all'angolo. Probabilmente l'avete già visto, non necessariamente lo conoscete a memoria, però. Sapete, c'è anche la versione quella in cui si gioca qua. Le cose procedono in modo diverso, ma la forma tutto sommato poi ricorre anche in altre situazioni. Ed è nero qua. E bianco qui, non qua, che permette a nero di continuare a forzare e costruire un bel muro, ma qui. Adesso il proseguimento è il tessuto, cioè cosa deve fare nero. Perché viene voglia, no? Di Qual è lo spingere in scopo? mezzo. Esatto, prima qual è lo scopo? Nero non ha una grandissima forma d'occhi, no? Cioè, può farne sicuramente qua sotto. Però è evidente che ha ceduto a bianco sia la giocata su questo lato che su quest'altro, per cui non stava mirando ai punti. Stava mirando più che altro a stabilizzarsi, portare via dei punti qui a bianco e verosimilmente fare un gruppo comunque forte, poco attaccabile, che faccia influenza sul resto della tavola. Per cui è quello l'obiettivo. E se Nero giocasse qui prima per attaccare questo gruppo e fare forse il primo Sì, è un po' in contraddizione con quel che si è detto, attaccare a no? destra Il per andare a bianco, sinistra. sì, beh, il bianco magari se ne può tranquillamente uscire così. Tanto questa. Se io ho già giocato qui è perché questa sono disposto a lasciarla e mi interessa di più il lato piuttosto che questa zona. Quello che non vorrebbe bianco è casomai dover andare di là. Ma vabbè, questa è troppo perché bianco semplicemente esce e nero è separato. Però era giusto per far capire. Se nero giocasse qui. Questo qualche volta si vede, a dir la verità. Non so se proprio con questa forma, ma mi è capitato di vederla in almeno una partita di professionismo. Nero che saltava anche. La giocata classica però è proprio questa, a cui bianco risponde, e adesso c'è la mossa, quella un po' sorprendente, perché ci si aspetta che dopo aver spinto si vada a tagliare o di qua o di là. E invece no, la mossa, quella migliore, è semplicemente tornare indietro. E a questo punto bianco si trova con dei tagli. E, diciamo, non li può andare a difendere tutti. Se dovesse difendere qui, diciamo in questo modo, che è quello che magari gli permette di fare un po' più punti, nero sacrifica una pietra e cattura questa in scala. E bianco qua deve ancora giocare per vivere. Per il bianco sarebbe meglio giocare da questa parte. Se bianco cambia idea e gioca da questa parte, così o cos'ha, perde le due pietre, allora non si capisce perché le abbia giocate tanto No, nel per senso iniziare, prima, no? quando non ce ne sono Sì. ancora, per difendere all'inizio. Allora, bianco potrebbe andare a difendere di là. Però cosa succede? Succede che semplicemente nero gioca di qui e Sì. comunque cattura quella, che di nuovo non può scappare. Stessa forma che abbiamo appena visto. Quindi, in un modo,
Bianco potrebbe anche giocare qua, volendo, però insomma, parte che nero potrebbe pressarlo e poi eventualmente fare dei blocchi, così, però lo può anche semplicemente chiudere giù e continua a fare questo, che è quello a cui mirava. Peraltro, se bianco dovesse difendere lì, più o meno lo stesso, anzi questa è un po' più solida, evita di concedere questa assente a nero, no? Quindi con una mossa qua o qua di fatto lo chiude dentro. Bianco non può tagliare. Perde queste due, se adesso va avanti di qua. Se perde queste, perde pure le altre. Per cui, diciamo, una mossa calma come questa è quella che risolve la situazione. Se invece nero volesse andare a tagliare, si mette un po' nei guai. Provate un po' a pensare com'è che bianco può approfittare della situazione. Bianco sale da questo lato di qua. Di qui? Sì. Magari non proprio subito, perché secondo me così, ma poi nero ha questa e riesce comunque a collegare. Per cui l'idea di salire è giusta perché è quella che va a tagliare, però con un po' di pazienza. Prima andiamo a catturarla. Nero probabilmente va a bloccare, ma possiamo salire e nero dovrà ancora venire su, no? E bianco comunque qua si è stabilizzato. Se invece andiamo a bloccare dall'altra parte, ecco che invece adesso proprio l'idea di salire va meglio. Su questa il problema è vengo su qua e taglio. Adesso non è un combattimento piacevole, perché bianco poi ha questo e questo a cui mirare di nuovo. E insomma, non è detto che riesca a catturare nero, però è più difficile per lui, perché bianco quasi un occhio ce l'ha e ha dei tagli a cui mirare, nero invece deve in pratica solo scappare. L'alternativa è nero va a catturare di lì e bianco sale. Però adesso nero deve scappare. Però adesso è peggio ancora rispetto a prima. Nero potrebbe chiudere, ma dopo questa bianco è collegato e sì, è vero che magari nero fa il suo bel muro centrale, che poteva essere quello che voleva. Però adesso bianco sta prendendo molti più punti rispetto a prima, cioè rispetto a... In più ha aperto tutto da questo lato di qua. Sì, e poi c'è questa che un po' annulla l'influenza di questo. Certo. Quindi, ricapitolando, si spinge per creare i tagli, poi si connette facendo un gruppo forte e obbligando il bianco ancora a rispondere, perché se no viene per esempio chiuso. Di nuovo, forse per nero conviene giocare una mossa come questa per continuare a chiuderlo, piuttosto che una di questo genere che
tutto sommato aggiunge poco. Vedo che questo in qualche modo è attaccabile, no? Però, insomma, se si gioca prima questa, si minaccia di catturare proprio tutto. E quindi bianco deve dibattersi un po'.